Ether Parisi ha espresso la sua opinione su X riguardo la vicenda di Yannick Sinner, risultato positivo al Clostebol, un anabolizzante in due controlli antidoping il 10 e il 18 marzo. Nonostante ciò, il tennista è stato assolto perché il tribunale ha stabilito che non vi fosse colpa o negligenza nell'assunzione della sostanza. Parisi ha sollevato la questione di un possibile doppio standard, affermando che se fosse accaduto a Novak Djokovic la reazione dei media e dei fan sarebbe stata molto più dura, il campione sarebbe stato crocifisso. Il commento ha suscitato la replica dell'europarlamentare del PD Stefano Bonaccini, il quale ha criticato la showgirl invitandola a occuparsi di argomenti a lei più familiari. Nel frattempo Sinner potrà partecipare regolarmente agli USA Open, ma gli verranno sottratti 400 punti della semifinale di Indian Wells e circa 300.000 euro di premio in denaro. Tuttavia il tennista manterrà la sua posizione di numero uno al mondo fino al torneo di Pechino. Litia, in una nota ufficiale, ha confermato la squalifica dei risultati ottenuti a Indian Wells in conformità con le normative antidoping internazionali.